Per 3 giorni, da venerdì a domenica della prossima settimana, Isernia sarà la capitale mondiale delle maschere zoomorfe, una manifestazione rilevante con oltre 300 figuranti provenienti da tutta Europa che sfileranno per le strade della città. Non mancheranno eventi a corollario della manifestazione come convegni, concerti e rappresentazioni. Parteciperanno gli Diolomari di Beginjte in Macedonia, i Curenti di Tuji in Slovenia, i Meccari di Prilep, sempre in Macedonia, i Boes e i Merdules di Ottana in Sardegna, il Diavolo di Tufara, i Pulcinella di Castiglione Messer Marino, l'Orso e la Corte Principesca di Saponara in Sicilia, il Brutto, il Bello e la Santa Monna di Macchiagodena, l'Uomo Orso di Elsi, il Boi e l'Omadori di Escalaplano in Sardegna, l'Uomo Cervo di Castelnuovo al Volturno. Entusiasta l'amministrazione comunale di Isernia che ha sposato convintamente questo progetto. Lo abbiamo fatto lo scorso anno, lo continueremo a fare quest'anno e nei prossimi anni. Abbiamo sempre detto agli organizzatori che la manifestazione è di un grandissimo spessore culturale, la rappresentazione delle tradizioni del carnevale di tutta Europa ci rende orgogliosi di poterla fare qui ad Isernia ed è un momento per stare insieme, per riscoprire i veri valori dell'Europa che sono quelli della diversità ma al tempo stesso di portare avanti le tradizioni di ciascun popolo. Mauro Gioielli è il direttore artistico della manifestazione. Ai nostri microfoni spiega perché l'uomo ha da sempre avvertito il bisogno di indossare maschere zoomorfe. Le maschere zoomorfe sono le maschere più antiche che si conoscano, stiamo parlando di 15-20 mila anni fa. Ci sono dei graffiti nelle grotte pirenaiche in Francia che ci mostrano persone travestite di animali, anzi travestite da cervo nello specifico. Sapete che il cervo è una delle maschere zoomorfe della nostra regione. Sono mascheramenti antichissimi, lo si faceva soprattutto all'epoca, sto parlando appunto di quell'epoca dell'Alto Paleolitico, lo si faceva per questioni venatorie, per imitare l'animale e in qualche modo facilitare, secondo le loro credenze, la caccia, la cattura di questi animali che poi servivano da cibo. Però poi nel tempo questi animali hanno assunto anche una funzione totemica, sono diventate delle specie di divinità a cui l'uomo si appellava e si richiamava. Da noi ad esempio il bue sannito era l'animale totemico delle nostre tribù sannite. Consente di portare turisti.